Maurizio Ramazzotti. Con il Ramazzotti. Super campione che ci ha lasciato. Super campione, ci ha lasciato. Ci ha lasciato a livello amichevole, fortunatamente sono sempre qua. Ci ha lasciato un posto libero. Sì, dai, erano 10 anni che tutti dicevano basta, quando smetti, quando smetti. Allora, motivo principale per cui hai deciso di smettere? No, vabbè. Troppo tempo. No, è quello che un po' scritto nella mia lettera di saluto, cioè voglio dire, diciamo che il mio desiderio era quello di lasciare comunque sempre comunque a un livello competitivo. Ho sempre ammirato un po' gli sportivi, quelli che hanno lasciato al top. E quindi tanto lo sanno tutti che mi sarebbe piaciuto partecipare al mondiale, non c'è stata opportunità, ho colto l'occasione. Mi sono ritirato dalle gare con la nazionale e il campionato nazionale di prima categoria. Abbiamo fatto un patto di sangue con i miei migliori amici, cioè Bellani e Pacini. Che faremo il campionato nazionale a squadra per i prossimi 10 anni. Perché comunque li abbiamo già visti. Perché l'abbiamo comunque fatto quest'anno, ci siamo divertiti tantissimo. Avete liberato un posto alle finali per togliercelo al campionato a squadre. Poi il campionato a squadre diciamo che è aperto a tutti, quindi diciamo che fa meno male, dai. Certo. E a pescare ci vai sempre, però ovviamente, certo. Quella non si abbandona. Anche perché i bambini hanno fame. Stai già costruendo nuovi campioni. No, non credo. Ti seguono com'è? No, non vabbè. Quando siamo nati, cioè l'estate chiaramente in acqua ci vengono, però diciamo che non è la mia. Faranno quello che desiderano. Certo, fare, insomma, l'importante è che facciano sport, questo sì, che senti, aiuta. E invece cosa ci dici dei campioni del futuro? Il tuo occhio esperto cosa dice? Ma credo che comunque a differenza di qualche anno fa c'è qualche ragazzo giovane su cui secondo me si può lavorare. Io rispetto a prima, che diciamo quelli di prima li ho visti tutti in acqua eccetera, credo che questi qua che non conosco benissimo, però insomma ci sia un 4-5 ragazzi su cui si può lavorare. Poi i nomi sono quelli che sono usciti oltre il campionato italiano, cioè lo stesso Vicario, Figlioli, Sascha, Orsi, certo. Tutti i ragazzi che promettono. Che promettono, che comunque diciamo che noi abbiamo avuto il vantaggio di avere fatto dei risultati ottimi, diciamo, in età compresa dai 25-26 anni. Ci ha aiutato il fatto che la nazionale a quel tempo c'era più pesce anche. C'era più pesce, però la nazionale a quel tempo aveva l'opportunità di fare un sacco di gare nel campionato europeo che magari i big di quel tempo la non facevano. Europa che c'era. Sì, che magari ti facevano fare. E quindi questo insomma ci siamo fatti esperienza lì. Sì, sì, sì. Quello che è mancato, ragazzi. Questo che manca un po'. Negli ultimi 10 anni. E poi forse anche un po' la gara segnale che comunque crea un po' più esperienza, no? Più preparazione. Sai lì, se la gara internazionale è segnale, se te non sei abituato a fare la gara segnale, chiaramente ti trovi in difficoltà. Noi siamo nati con quelle gare lì, abbiamo sfruttato questa esperienza qui, ma sicuramente noi abbiamo un po' bruciato le tappe, fra virgolette, oppure perché abbiamo avuto più opportunità, c'era la possibilità di fare più gare internazionali, cosa che negli ultimi 10 anni o facevi l'Europea o facevi il Mondiale, c'eravamo noi, togliavamo un po', tre andavamo là, non è che certo. Abbiamo un po' tarpato le ali alle nuove leve, però insomma dai, ora io sto a casa, il Bellani sta a casa, insomma, verrai a trovarci, a trovarli, ma sì, sicuramente, dai, ci vedremo. Sicuramente, rimango nell'ambiente, vedi qua. Ok, vogliamo concludere questa intervista, immagino che anche tu sei un grande assiduo lettore di Hello Pesca Sud, giustamente. Sì, devo dirti che, no, a parte le battute di rito, no, però sicuramente, vabbè, non è che siete in 100 siti, cioè, no, infatti siamo quindi voglio dire, ve la giocate in 2 o 3, quindi diciamo che mi fa piacere andare su Hello Pesca Sud. Anzi, ti aspettiamo a breve, ti manderemo un'email con un'intervista così ci racconti qualcosa in più.